Si riaccendono le luci nel paese del Natale. Candela torna ad ospitare Babbo Natale, accompagnato da tanti regali e da diverse novità. La cittadina dei Monti Downy si ripropone anche quest'anno capitale del Natale nella Daunia. Ad accompagnare Santa Claus nella cerimonia di apertura degli eventi natalizi, il sindaco di Candela, Nicola Gatta, e la madrina dell'evento, Violante Placido, che in questa occasione ha ribadito ancora una volta il forte legame che la lega a questo territorio. È bellissima, allestita in maniera meravigliosa, proprio si sente già il Natale. Questa pioggerellina sembra quasi nevischio, quindi veramente complimenti, bellissimo. Un Natale che vedrà protagonista il sindaco di Candela, Nicola Gatta, nella doppia veste di primo cittadino e di presidente della provincia. Un riconoscimento arrivato anche grazie alle doti dimostrate in questi anni alla guida della cittadina dei Monti Downy, divenuta grazie a questo evento in attesa meta turistica del periodo natalizio. Sì, si parte con questo meraviglioso evento, un evento che sta crescendo di anno in anno, che conta sempre numeri importanti, quest'anno arricchito con il Museo della Lego, oltre alla favolosa casa di Babbo Natale, i mercatini stile trentino e tante altre iniziative da qui al 6 gennaio, con la conclusione dell'evento con il concerto di Cristina D'Avena. Tra le novità più interessanti, oltre a Palazzo Ripandelli, confermata sede della casa di Babbo Natale e dalla suggestiva via del Presepe, da quest'anno il Museo del Lego, ospitato presso la sede del municipio, dove i visitatori potranno apprezzare splendide opere realizzate con l'ausilio di quei mattoncini colorati che hanno segnato l'infanzia di molte generazioni. Il Paese del Natale ospiterà tante iniziative fino al prossimo 6 gennaio, data in cui, con il volo della Befana ed il concerto di Cristina D'Avena, Babbo Natale saluterà Candela, un luogo in cui grandi e piccini potranno vivere appieno la magia del Natale.